Si apprestavano a vegliarlo sul letto di morte ad organizzare il suo funerale, ma lui ha sbalordito tutti, svegliandosi. È l'incredibile storia di Mario Loconte, 74 anni, di Monte Calvo Irpino, che oggi, ancora frastornato in ospedale, racconta così ciò che è accaduto. Sì, il medico disse portatelo perché ormai questo è morto. E mi portarono a casa e cominciarono i preparativi perché dovevano farmi il funerale. Io mi alzai, stavo sul divano, mi alzai e dai verso mia sorella gli dissi sono vivo, me l'hanno raccontato loro. Io penso, non lo so, non voglio essere presuntuoso, penso che Dio mi ha fatto questa grazia. Ricordo solo che ho visto la croce, poi mi hanno portato da Monte Calvo, mi hanno portato da Riano qui San Giovanni Rotondo e c'è un vuoto e non ricordo più niente. Io ho sempre creduto in Dio, sono sereno e se queste sofferenze servono per le sue sofferenze che gli soffre, che l'accetto. Tantissime le attestazioni di affetto da parte di amici e parenti. Il telefono di Mario squilla ripetutamente ed è un sollievo per tutti sentire ancora la sua voce. I manifesti da lutto lungo le strade possono attendere.